Allora, autostrade sempre più affollate in vista delle vacanze, fase 3, ripartenza, diciamo molti italiani si mettono per le strade anche per questo weekend, lo dicevamo in apertura. Abbiamo in diretta con noi Mirko Nanni, direttore del Tronco di Genova. Nanni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Allora, effettivamente c'è stata una ripresa del traffico notevole in questi ultimi giorni, sarà una tendenza secondo lei che continuerà a crescere nel corso delle settimane? Sicuramente sì, confidiamo in questo. Ancora il traffico non è ritornato ai numeri e ai regimi, diciamo, pre-emergenza Covid. Questo vale anche per la Liguria. Registriamo delle flessioni ancora, diciamo, abbastanza importanti sia per il traffico leggero che per il traffico pesante, diciamo percentualmente rilevanti. Certo che ogni settimana vediamo una leggera ripresa e questo vale anche e soprattutto per i fine settimana estivi. Sono periodi comunque in particolare noi utilizziamo per attività di cantiere. Ne abbiamo, diciamo, più volte parlato. In questo momento in Liguria sono presenti numerosi cantieri, abbiamo circa 60 cantieri sulla rete e sono tutti dovuti ad attività di ispezioni sulle gallerie. Abbiamo avviato questa attività nel mese di gennaio e sono andate avanti anche per tutto il periodo di emergenza Covid. Ma ricordo che la Liguria, anche se questa attività riguarda tutta la rete italiana, ma la Liguria ha una concentrazione particolare di gallerie. In Liguria abbiamo solo per Autostrade per l'Italia 285 gallerie che interessano la rete autostradale. A partire dal mese di gennaio abbiamo avviato un'attività ispettiva e questa attività ispettiva si compone di una fase di ispezione della galleria effettuata o di notte o con cantieri permanenti, e a valle di questa fase ispettiva possono essere necessari interventi tecnici. Questo è quello che oggi noi vediamo e troviamo sulla rete autostradale, in particolare sulla Liguria. I cantieri permanenti, quelli soprattutto del fine settimana al quale stiamo andando, appunto cantieri relativi alle risultanze delle attività ispettive, quindi sono cantieri necessari, certo, ai fini della riapertura della galleria. Ecco, direttore Nanni, vogliamo andare nello specifico e dire magari agli automobilisti, a quelli che andranno a fare il weekend in Liguria, quali sono questi tratti interessati nei prossimi giorni? Certamente. Come ricordavo all'inizio, la concentrazione dei cantieri, in particolare in questo mese di giugno, sull'area ligure è una concentrazione molto elevata e devo dire abbastanza inusuale rispetto alle normali concentrazioni di cantieri che possono trovarsi sulle autostrade, in particolare nel periodo estivo. La motivazione è quella che ho spiegato, è una motivazione principalmente legata alla sicurezza stradale. E interessa in questo momento due tratte principalmente dal punto di vista della concentrazione, che sono l'autostrada A12 e che sono l'autostrada A26. Questo cosa significa? Significa che soprattutto nei weekend, ove i flussi di traffico possono, in funzione anche delle condizioni meteo, essere importanti, soprattutto certo, il sabato mattina, la domenica mattina e la domenica pomeriggio a rientro, è molto importante da parte di tutti gli automobilisti informarsi preventivamente. Cioè, sempre, tramite anche i canali ufficiali di Autostrade per l'Italia che ricordiamo spesso. Mirko Nanni, direttore del Tronco di Genova, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.